Non c'è due senza tre, mister Baldini, il Catania c'entra la terza vittoria consecutiva con lei in panchina, è stata una gara complessa e in crescendo? Sì, però c'è da fare i complimenti alla Viterbese, ben allenata da Taurino, ma non avevo nessun dubbio, era un ragazzo che anche quando giocava era molto meticoloso, era molto professionista e quindi mi aspettavo che la sua squadra fosse tosta, compatta. Sapevamo che ci avrebbero fatto fare la partita per poi ripartirci con la loro velocità. Considero la Viterbese un'ottima squadra, faccio i complimenti a chi l'ha costruita perché è un'ottima squadra. Davanti sono forti, in mezzo al campo Palermo è un giocatore che mi è sempre piaciuto. È una buona squadra, quindi i complimenti vanno a loro che nel primo tempo ci sono ripartiti diverse volte mettendoci in difficoltà, ma lo sapevamo che avrebbero giocato sui nostri errori. Quindi secondo me il primo tempo, nonostante anche noi abbiamo avuto le nostre occasioni, loro meritavano qualcosina in più. Il secondo tempo penso che la squadra sia venuta fuori, abbia fatto una buona partita, abbia meritato poi alla fine la vittoria. Andiamo alle domande dei giornalisti che chiedono, Concetto Magnisi del Corriere dello Sport, tanti palloni perduti, qualche passaggio sbagliato e amnesie in fase di non possesso, forse un piccolo segnale di regresso rispetto alle gare precedenti, che segnale coglie al di là della soddisfazione per il risultato? Sì, sicuramente il primo tempo giocare contro una Viterbese tutta schiacciata dietro a chiudere tutti i varchi non era assolutamente semplice. Di contro faccio i complimenti alla mia squadra perché è riuscita a rimanere in partita. Al primo tempo sicuramente potevamo subire gol, è stato bravissimo il nostro portiere, però anche noi abbiamo creato diverse opportunità. È logico che quando una squadra gioca così dovrebbe aumentare la qualità del palleggio, ma non era assolutamente semplice. La Viterbese ha impostato la partita sui nostri errori per le qualità che ha e quindi sicuramente quello è un aspetto che dobbiamo migliorare, ma ci stiamo lavorando, insomma. Claudio Lonero, rispetto alle ripartenze del primo tempo di cui lei ha parlato, ha notato un'importanza dei cambi a centrocampo nel corso della ripresa. Come si sofferma su questo aspetto? Che ho una squadra nella sua totalità, è quello su cui sto battendo dal primo giorno che sono arrivato. La partita io la devo giocare sui 95 minuti, io devo ragionare su... È il mio lavoro di ragionare sui cambi, su ragionare su persone che nel secondo tempo e su giocatori che nel secondo tempo mi possono riequilibrare la squadra. L'ho fatto dal primo giorno e è fondamentale, insomma, ho la fortuna di avere una rosa competitiva. Alessandro Coco chiede se si sia trattato anche di un problema in fase di filtro nella prima frazione. No, secondo me è stato un problema di troppa voglia di fare, nel senso che ci siamo fatti prendere anche sbilanciandoci sul questo palleggio che ci lasciavano loro e andando magari anche fuori posizione per il troppo fare. Dovevamo essere più ordinati, trovare qualche filtrante in più, attaccare un po' di più la profondità anche se non c'era spazio, ma chi attacca la profondità poi allunga la squadra avversaria e mi dà spazio, non so, alle mezzale per poter giocare. Questo è stato quello che io gli ho detto alla fine del primo tempo. Il concetto situazionale è in qualche modo alla base del suo pensiero di calcio. Ecco, oggi il Catania è stato particolarmente intelligente nel modo di affrontare e superare le situazioni anche difficili nel corso della gara. Sì, assolutamente sì. C'è stata bravura sotto questo punto di vista, soprattutto nel secondo tempo, anche se poi il secondo tempo l'abbiamo iniziato subito concedendo un'occasione a loro, come le abbiamo concessa a inizio partita, quindi sotto questo punto di vista dobbiamo migliorare. Martino Schillaci chiede: cambierebbe qualcosa la partita di oggi? Chiederei ai ragazzi un po' più di qualità nel primo tempo e un po' più di ordine nel primo tempo, come gli ho chiesto alla fine dell'intervallo, all'intervallo. Quindi chiederei questo. Siamo consapevoli di dover lavorare sotto questo punto di vista. Non è facile
in 2 settimane e qualche giorno provare a fare un calcio diverso da quello che si faceva prima, e non sto dicendo che quello di ora sia giusto e quello di prima era sbagliato, semplicemente 2 allenatori diversi magari che ragionano in modo diverso, e quindi non è facile adattarsi subito. Secondo me i ragazzi sono stati molto bravi. Pascal Desiato, come reputa la prestazione di Reginaldo schierato da titolare dopo più di un mese? Molto buona, e l'avrei lasciato in campo ancora perché era quello che ci, soprattutto nel primo tempo, era quello che ci creava la superiorità numerica. Regi ha una qualità che è l'intelligenza, vede giocate importanti, tiene palla, è un giocatore, insomma, non scopro io assolutamente Reginaldo, però ho premiato di Reginaldo il suo modo di allenarsi. E Russotto ha avuto qualche problemino in settimana, ha saltato un po' di allenamenti, no, un po' di spezzoni di allenamenti per questo problema al dito. Ho dato la possibilità a Reginaldo di giocare titolare perché è veramente un esempio per tutti, ma come vale per tutti, si allenano tutti bene, però Regi è veramente qualcosa di bello, vederlo allenare è qualcosa di veramente bello. Nicole, Ausilio, è mancato qualcosa rispetto alle partite precedenti secondo lei? È mancato che abbiamo incontrato una squadra diversa dalle altre, una squadra che si è chiusa. Forse da qui in avanti quelli che giocheranno contro di noi adotteranno questa tattica, quindi bisogna lavorare molto e su questo tipo di partite, perché dobbiamo sbagliare di meno, perché quando incontri squadre così che giocano sui tuoi errori bisogna sbagliare di meno. Edoardo Barbera e Dario Conti chiedono ragguagli sulle condizioni di Piccolo. Piccolo lo stavo levando, ha fatto questo allungo, sembra che non sia, insomma, niente di grave, sarebbe uscito ugualmente, e chi è entrato veramente bene, perché sia Golfo che Russotto sono entrati veramente bene, per non parlare di Giacomo e di Welbeck, ma tutti quanti. Tonucci, sono contento di averlo rimesso dentro dopo un periodo di infortunio. Ora i ragazzi fanno 2 giorni liberi, si godono questi 2 giorni liberi perché poi rigiochiamo domenica prossima, e quindi ci ritroviamo martedì e poi valuteremo tutto quanto. Si affronta anche con il sorriso questo momento, dopo 3 vittorie consecutive c'è una dedica, c'è un pensiero, magari un augurio per i tifosi? No, vorrei conoscere questa tifoseria, purtroppo non ho ancora avuto modo di conoscerla, e ho giocato in questo stadio, so cosa vuol dire la gente dentro a questo stadio, il pubblico, gli ultra, e quindi mi dispiace non vivere questo momento, ma capisco, insomma, è inutile che dire che capisco il periodo che sta attraversando il mondo intero, quindi, però c'è questo rammarico, insomma, mi piacerebbe festeggiare con i tifosi una vittoria come sofferta, anche come quella di oggi, quindi questo è il rammarico. Naturalmente colgo l'occasione per fare gli auguri a tutti quanti e niente, il dispiacere, ripeto, è quello di non avere il nostro pubblico. Grazie mister, buona Pasqua. Grazie a voi, buona Pasqua a tutti.